Ciao a tutti, ed eccoci qua con un nuovo video su eFootball 2024. Come state ragazzi? Buon inizio settimana a tutti. Prima di cominciare però voglio salutare i miei abbonati, quindi saluto Cristiano Biselli, Ele Slaps, Pietro Gioia, Daniele Panza, Pietro Antonini, Gio1990, Jerry92, Andrea Felicioli, Martin Puntar e Alessandro. Grazie, grazie mille dei vostri abbonamenti. Poi ringrazio chiaramente anche tutti gli altri iscritti per il supporto che mi state dando. Saluto i nuovi iscritti, perché ho visto che ci sono dei nuovi iscritti, quindi ciao a tutti e grazie di essere qui a vedere questo video. E ragazzi, vi ricordo inoltre che trovate in descrizione al video il link alla mia pagina Instagram. So che mi sono un po' fermato, ma al momento non ho caricato altre squadre, altri moduli delle squadre reali. Arriveranno, non preoccupatevi, poi quando inizierà il campionato con i nuovi allenatori, eccetera, ne vedremo delle belle, ne sono sicuro. E poi vi voglio ricordare anche che c'è il link al mio gruppo Telegram, gratuito a tutti quanti, non è soltanto per gli abbonati, attenzione, è gratuito, ok? Tanti canali fanno, diciamo, il gruppo solo per gli abbonati, assolutamente no, è gratuito, quindi potete entrare, parlare anche tra di voi, voi ogni tanto comunque mi menzionate, io appena riesco vi rispondo, ok? E perché vi dico il mio gruppo Telegram è importante? Perché grazie al mio gruppo Telegram, vedete, oggi ho creato quel modulo qua. Perché ho fatto un piccolo sondaggio e ho chiesto: vorreste vedere una squadra con le tre punte, diciamo, che ci sono nel pool italiano adesso, cioè Baggio, Totti e Del Piero? Avete detto tutti sì. Ho provato a cercare di prenderli con 44 giri. Mi è andata bene, li ho trovati, mi sono fermato subito, anche perché mi sono rimaste poche monete. Se ne avevo solo uno o due, cercavo di mettere gli stessi stili, ma visto che sono riuscito a trovarli, eccomi qua a portarvi questo modulo. E un modulo, ragazzi, che è un 4-3-1-2, quindi non ne ho portati tanti 4-3-1-2, e lo vediamo sia in contrattacco che in contropiede veloce. Quindi è con un allenatore che appunto è quello dell'Inghilterra, che ho preso poco tempo fa, ma ve l'ho già avvisato, avete già visto altri moduli. Contrattacco e contropiede veloce sono due stili che, se si riescono a combinare, ragazzi, fanno veramente male. E lo consiglio questo allenatore e consiglio anche questo modulo perché è davvero, davvero valido, veramente. E se lo volete vedere, questo modulo, con il possesso palla, me lo dite nei commenti che lo sistemo, lo modifico e ve lo porto con il possesso palla. Non provatelo così con il possesso palla perché potreste avere dei problemi, ve lo dico subito. Bisogna sistemarlo. Ok? Poi ragazzi, visto che ho fatto qualche sfida, come avete visto, con Jorginho, io non so chi avete scelto, spero che avete fatto la sfida dell'Arsenal, io non so chi avete scelto come giocatore, ma ragazzi, questo Jorginho è incredibile, spero che l'avete preso, ma magari se volete sapere il motivo reale, ok, ve lo spiegherò magari in un video a parte, magari. Che non si parla di moduli perché quel giocatore lì ha un qualcosa di eccezionale, che non so se tatticamente molti ci hanno pensato. Ho visto alcuni, non molti, content che dicevano che magari non era da prendere perché era un po' lento. Ragazzi, assolutamente no. Tatticamente Jorginho fa paura. Comunque, ragazzi, andiamo immediatamente adesso a vedere il modulo. Se volete sapere qualcosa di più su quella carta di Jorginho, ragazzi, poi dopo ve lo dirò magari in un altro video dove possiamo parlare un po' di tattica un po' diversamente, diciamo così, no? Perché tante volte io non ne parlo, ma io se dobbiamo stare qua a guardare ogni minima cosa, ogni minimo dettaglio di una carta, ragazzi, per fare un modulo davvero ci vuole tanto tempo. E a volte magari certe cose non ve le ho mai spiegate, quindi se vogliamo fare una volta un video dove spiego esattamente quelle carte speciali, che cos'hanno realmente di speciale, quel Jorginho è uno di quei giocatori in quella carta qua di avere nel club, assolutamente, secondo il mio punto di vista. Bene ragazzi, allora io direi di iniziare con questo 4-3-1-2 in contrattacco e con la secondaria stessa disposizione, stessi giocatori, andiamo in contropiede veloce, ma adesso andiamo a vedere. Allora ragazzi, partiamo subito, allenatore come vi ho detto quello dell'Inghilterra che può fare sia contrattacco che contropiede veloce ovviamente e andiamo subito a vedere in porta. In porta ragazzi perché ho scelto Dida?
Uno dice contrattacco, difesa bassa, è meglio un portiere difensivo. Sì, ragazzi, il problema è che qua abbiamo anche il contropiede veloce e quando andiamo in contropiede veloce la difesa è molto alta. E lì avere un portiere difensivo lascia tutto lo spazio del mondo all'attaccante di poter arrivare tranquillamente davanti al portiere, di aggiustarsi bene il tiro e tirare. Questa cosa non mi piace, quindi preferisco avere un portiere offensivo che quando passo in contropiede veloce esce tra i pali e va a anticipare, diciamo, all'attaccante, diciamo così. Quindi preferisco, in questo caso, avendo il contropiede veloce, preferisco mettere un portiere offensivo. Ok, questo è quello che vi consiglio. Poi ho messo Dida perché sempre B, a me piace, mi trovo bene. Ogni tanto fa le papere, ma come tutti i portieri. Ok, poi partiamo con i terzini. Ragazzi, terzini entrambi offensivi. Offensivi perché quel 4-3-1-2 è tutto centrale, come vedete, non ci sono esterni. E contrattacco sappiamo che quando si riparte, il contrattacco, lo dice il gioco stesso nella spiegazione, riparte ma sulle esterni. Quindi quando ripartiamo sicuramente l'appoggio di avere un esterno che fa tutta la fascia come un terzino che da dietro parte serve, visto che non abbiamo esterni. Ma questo modulo sono riuscito a ricrearlo per il contrattacco grazie a questi due terzini offensivi. Quindi abbiamo un difensivo? Assolutamente no. Due terzini offensivi che però devono avere, scusate, devono avere un piccolo dettaglio, che la difesa deve avere dei valori difensivi abbastanza buoni, cioè dall'80 in su, ragazzi. Perché? Perché va bene che deve essere offensivo, ma deve anche riuscire a difendere in caso che ci deve essere, non so, un contrasto, ci deve essere un po' di coinvolgimento difensivo. Insomma, due terzini, e questo è Danilo, quello che vi dicevo che era una carta un po' speciale e l'ho trovata. E sono quei giocatori, terzini offensivi, che ti cambiano totalmente l'approccio difensivo, perché riescono a fare entrambe, diciamo, le due cose, sia attaccare e sia difendere. Chiaramente non è mai come un terzino difensivo, però quando rientra riesce a recuperare il pallone, riesce a rientrare grazie al comportamento difensivo e coinvolgimento difensivo alto, riescono a fare cose che altri terzini offensivi non fanno. Esempio, questo Davis. Io questo Davis, uno mi direbbe metti lui titolare, fortissimo. Assolutamente no, in questo caso mi servono dei terzini che sappiano anche difendere, quindi terzini offensivi un po' particolari. Ok, mi raccomando, se non li avete, pazienza, ma vi cambia totalmente la fase difensiva. Fase difensiva che poi in difensore centrale abbiamo sempre un incontrista e abbiamo uno sviluppo. Io ho scelto loro due perché sono veramente forti, questo lo avete tutti ormai, penso. Ambrosini magari non l'avete tutti, c'è un Araujo che è fortissimo, va benissimo. Poi abbiamo il centrocampo messo in questa disposizione, ok? Chiaramente per fare questo modulo andate sulla formazione 4-3-1-2, guardate e poi dopo lo stringete appena e lo allungate appena, ok? Quella maniera qua e mettete il mediano centrale, ci mettiamo un collante, collante che avrà un sacco di istruzioni individuali che adesso andiamo a vedere e poi andiamo a vedere anche il motivo. Poi abbiamo due centrocampisti esterni con le piede opposto, cioè il destro a sinistra e il mancino a destra, molto importante questa cosa, dei tra le linee però che sappia difendere molto molto bene. Ok? Quindi qua mi viene in aiuto questo Jorginho, ma non è la sua particolarità, è una carta molto particolare, ma poi ve lo dirò se lo volete sapere in un altro video. E poi questo Bennacer, ragazzi, che ve l'ho già detto, che è fenomenale in campo, è veramente forte. Peccato un po' l'altezza, invece a Jorginho, scusate, è un 80, quindi è un po' meglio. Di questo mediano collante, vi scordate di dirvi di mettere uno molto alto e forte difensivamente. Se avete Rijkaard, ok, se no avete anche un bel Rodri, in qualsiasi versione va benissimo. Poi abbiamo un trequartista regista creativo, e qua si mettono le tre punte che ho fatto pure appunto il sondaggio sul gruppo Telegram. Se non ci siete, ragazzi, entrate così ai prossimi sondaggi, magari quando chiedo qualcosa potete scegliere voi. Avete votato una 12-13 persone e praticamente la maggioranza era praticamente quasi tutto a votazione piena di fare un video con questi tre giocatori. Mettiamo il regista creativo Del Piero, che nella carta è una seconda punta, lo mettiamo invece trequartista perché grazie al suo tiro giro, che io l'ho fatto in questa versione con 99, con questo tiro giro, con questa accelerazione, diventa devastante in quella posizione qua. E poi mettiamo un SP, classico numero 10, in questo caso Totti. Ragazzi, queste tre carte, ve lo dico già, sono fenomenali tutte e tre. Quindi se mi state chiedendo, ma ne vale la pena? Se potete, se
Mi può interessare? Sì, sono molto forti. E poi, seconda punta, ragazzi, è questo classico dice, così si attiva, non mettete la punta che si attiva la sua praticamente il suo stile di gioco. E poi dopo Roberto Baggio, punta attaccante, attaccante di rientro, classico attaccante di rientro che abbiamo visto anche Messi, eccetera. E questo però è Baggio, comunque molto forte, c'ha molto alto di piede debole, quindi anche se da questa parte può tranquillamente tirare di sinistro. Anche se non tira sempre di sinistro, ma se lo mettete col corpo giusto, tira anche di sinistro, anche a giro. E ok, a Baggio ci potremmo aggiungere, no, scusate, a Del Piero. L'unica cosa che è, se riuscite, aggiungeteci tranquillamente il doppio tocco. Adesso se riesco lo farò, però aggiungeteglielo perché sarebbe molto utile. Comunque sono carte comunque devastanti. Ma andiamo a vedere praticamente come si muove questo modulo. Allora, anzi, andiamo a vedere prima le istruzioni individuali. Istruzioni individuali, ragazzi, che sul mediano collante mettiamo difensivo, ancoraggio e linea bassa. Stiamo parlando del contrattacco perché poi contropiede veloce andiamo a vedere cambia e contropiede mettiamo Del Piero così rimane sempre fresco per tutta la partita. I cambi da fare in questa partita saranno le due punte e i due CC tra le linee, ok? Quindi mettetevi diciamo in panchina un altro giocatore molto forte difensivamente tra le linee come questo Kimmich che io sono andato a prendere immediatamente. E poi dopo potete anche, io chi ho tra le linee, ho messo questo De Jong che non è fortissimo difensivamente, però c'è qualche, diciamo, ha qualche, diciamo, statistica difensiva, ce l'ha. Lui non è mancino, infatti lo tengo giù, ma di solito questi due CC li cambio proprio alla fine, verso il 75esimo, 80esimo, ragazzi, no? Gli unici due che cambio prima sono questi due, tutto il resto della squadra resisterà perché i terzini offensivi comunque resistenza 98, resistenza 92, se avete i terzini che superano i 90 fa tutta la partita tranquillamente in contrattacco, contropiede veloce è un po' diverso. Allora, viste anche diciamo, le istruzioni individuali che ricordo il contropiede Del Piero, linea bassa, ancoraggio e difensivo, tutte e tre a Rijkaard mediano collante con il contrattacco, ora vi vado a spiegare come funziona. Funziona che noi quando ripartiamo. Allora, il contrattacco ricordo che la difesa quando ripartiamo è molto alta. In questo caso l'unico giocatore che possiamo puntare col rinvio è Rijkaard, ok, per colpire di testa. Se no premiamo L1, si abbassa tutta la squadra e ricominciamo dal basso. Cioè noi dobbiamo usare questo contrattacco come se fosse un po' una sorta di possesso palla, perché il modulo comunque resta molto vicino. Abbiamo tre punte che nessuna si inserisce veramente perché Baggio viene in giù. Del Piero regista creativo che cerca di creare gioco qua, abbiamo Totti che comunque si inserisce solo se c'è il bisogno oppure tende ad allargarsi un po' per creare spazio da dietro che si inserisce Del Piero ma comunque non è un giocatore chiave quindi si inserisce solo in caso di bisogno. Abbiamo dei tra le linee che si inseriscono anche loro piano piano in avanti, non è, seguono la squadra e stanno sempre diciamo tra le linee che aiutano il gioco. Quindi non è un modulo dove abbiamo dei giocatori che si inseriscono di continuo, ma dovete fare molto possesso, però con il contrattacco. Quindi è un misto, difesa bassa, abbiamo gli esterni però che ci aiutano, quindi L1 e partiamo dal basso. Una volta partiti dal basso possiamo o scaricare la palla immediatamente a Rijkaard, che dopo grazie ai due tra le linee scegliamo da che parte diciamo iniziare l'azione e una volta impostato cerchiamo subito Del Piero. Non cerchiamo le punte con un filtrante perché con un attaccante di rientro che non va in profondità ma viene in giù e un classico 10 che comunque resta a disposizione della squadra, si inserisce solo in caso di bisogno, è difficile che da qua riusciamo a fare un filtrante per andare via. Questo è un modulo da costruire il gioco. Sapete che non è quel classico 4-3-3 che usano tutti i pro player, palla lunga e pedalare. Quello non è calcio per me e qua stiamo facendo tattica. Quindi dobbiamo un po' guardare anche il radar. Se ci troviamo in difficoltà con un tra le linee e vediamo che non ci sono soluzioni, guardiamo il radar, aspettiamo che arriva il terzino offensivo, la giochiamo. Una volta che arriviamo qua, ragazzi, le soluzioni se ne vedranno veramente tante perché il classico dici comunque ci andrà incontro, l'esista creativo sì, ci andrà incontro. E via dicendo, quindi state tranquilli che qualcosa trovate sempre in movimento. Sono tutti giocatori di movimento, questi tre davanti, tutti, soprattutto i due tra le linee. Ok, poi abbiamo questo Rijkaard. Perché ho messo tutte queste istruzioni? Allora, uno è difensivo perché non voglio che va in avanti perché c'è già pieno qua, è troppo pieno. Basta, non voglio che sale. Ho messo collante, scusate, ho messo linea bassa perché voglio che quando loro attaccano, se abbiamo. Purtroppo perdiamo palla con i terzini fuori posizione, rimangono solo i due difensori e
Essendo che rimangono solo due, lui viene a fare il terzo. Ok, tranquilli perché lì non rimane il vuoto perché i due tra le linee qua lavorano su questa linea. Quindi è difficile che comunque arriverà in tranquillità l'uomo di avversario per tirare a giro. Potrà capitare, ma è difficile. Deve essere bravo anche lui magari di liberarsi dei due tra le linee. E poi dopo abbiamo ancoraggio perché voglio che quando impostiamo l'azione abbiamo sempre un uomo, che sarebbe Riker, questo collante, sempre in mezzo al campo che ci dà una mano. E poi dopo si allargheranno, diciamo, gli esterni, i CC si allargheranno un po' per fare un po' di spazio, avremo Del Piero che praticamente si smisterà o destra o sinistra a seconda dell'avversario, di dove trova lo spazio. Insomma, è tutto un modulo che gira di continuo e dobbiamo sempre trovare lo spazio, nonostante non siamo in possesso palla, ma siamo in contrattacco. Questa cosa è veramente incredibile, veramente buona, ma ve ne accorgerete veramente quando lo andiamo a provare. Abbiamo Del Piero, scusate, invece che rimane a disposizione, diciamo, di questa zona, che se ci lascia il tiro possiamo fare sia il tiro sensazionale che il tiro giro, ma attenzione perché cosa succede? Se Baggio si abbassa, lui si inserisce. Se lo lasciano, lascia il buco e i difensori lo seguono, sarà Totti che si inserisce perché il classico 10 ora si inserisce quando trova la soluzione dell'inserimento e Del Piero praticamente va a coprire lo spazio che diciamo lascia una delle due punte quando si spostano. Quindi questi tre ragazzi insieme vanno a creare una sorta di movimento continuo, ma pochi inserimenti. Dovremmo essere noi a farli fare con L1X o R1X con, diciamo, l'L1, diciamo, intelligente, il 1-2 intelligente, perché magari diamo palla a Totti, poi Del Piero con R1 si sposta da questa parte, Baggio magari che era giù va sul secondo palo, un bel cross teso sul secondo palo e Baggio fa il gol, praticamente il tapis. Dovete entrare nell'ottica che questi tre non si inseriranno mai da soli, dovete farglielo fare. Ed è per questo che in questo caso con il possesso palla funzionerebbe poco, perché nessuno si inserisce. Soprattutto andrebbe cambiato il centrocampo. Ma se volete vedere in possesso palla, me lo dite, lo creerò anche in possesso palla per voi. Fatemelo sapere nei commenti. Ora andiamo a vedere la stessa cosa però con la tattica secondaria. Qua cosa cambia? Cambia che soltanto passiamo in contropiede veloce, non cambia nulla di quello che vi ho detto della difesa, non cambia nulla di quello che vi ho detto del centrocampo, a parte del mediano perché come istruzione individuale gli togliamo linea bassa. Perché gli togliamo linea bassa in questo caso? Perché il contropiede veloce abbiamo una squadra molto molto alta, cioè le istruzioni individuali sono tutte uguali tranne il mediano che gli va tolto linea bassa. Perché va tolto linea bassa al mediano, ragazzi? Perché in contropiede veloce non c'è più la difesa bassa, la difesa è alta, rimane su, bella alta. E se noi mettiamo che la difesa rimane bella alta e lui viene a pari della difesa, si va a creare una sorta, come dire, lo stile di gioco vuole che noi andiamo in avanti e lui torna indietro. Quindi va a fare un po' una controposizione. Questa cosa non va mai bene nei football, ragazzi. Quindi lo lasciamo lì, difensivo perché non vogliamo che comunque si inserisce. Rimane fermo lì, non viene in linea bassa. Il collante lo fa di suo, ma non è diverso. Linea bassa è molto peggio. Il collante viene a dare una mano solo quando ci sarà bisogno il collante. Invece linea bassa lo fa in automatico, cioè quando loro hanno palla, lui viene a piazzare qua. Questo invece non va bene con il contropiede veloce, lo lasciamo solo con ancoraggio e difensivo. Poi per il resto rimane uguale, solo che la squadra è tutta più alta. E cosa succede quando è più alta? Che questi movimenti qua di questi giocatori saranno identici a prima, ma molto più veloci. E schiacciamo la squadra avversaria nella loro metà campo. Questo cosa vuol dire? Che se noi saremo bravi, dobbiamo recuperare. Infatti, il contropiede veloce io vi consiglio di metterlo solo se dovete recuperare, ma se siete in vantaggio, tacca azzurra sotto di uno con il controattacco e finite la partita in quella maniera lì e tranquilli che attaccate lo stesso. Ma se siete in vantaggio mantenete il risultato. Se dovete recuperarlo, andate in contropiede veloce perché gli stessi movimenti saranno, però. Sarà tutto più spinto, si inseriranno di più, diciamo, i terzini, si spingeranno un po' di più in avanti anche i centrocampisti centrali tra le linee, chiaramente lui no perché c'è difensivo, Del Piero sarà anche lui un po' più spinto, insomma, diventa tutto più spinto, lo stesso movimento di prima ma un po' più spinto in avanti. Questo per cercare il gol. Una volta trovato il gol, io vi consiglio di tornare però in contrattacco. Ok, ricordate istruzioni individuali, non linea bassa importante al mediano, toglietegliela. Ok, per il resto è tutto uguale. Ok, ragazzi.
Detto questo, potremmo andare in campo, ma voglio ricordarvi una cosa. Se vedete, io la seconda punta l'ho messa a sinistra e qua ho messo Baggio a destra. Io, se dovessi fare una squadra, però, e ho tipo questo Messi che attaccante di rientro, farei una sorta così. Adesso noi giochiamo con questi tre qua, così li andiamo a provare insieme. Però io giocherei così. Quando vado a cambiare, metterei questo Maradona gratuito classico 10 al posto di Messi e questo Baggio al posto di Totti. E vado a invertire, cioè quello che qua diventa punta. Diventa classico 10, diventa seconda punta e qua la vado a cambiare. Questo è come lo giocherei io in caso che dovessi giocare, perché così ho sempre il piede, diciamo, opposto in attacco, in maniera che posso andare a tirare a giro. Però questo Baggio è regolarmente, lo possiamo utilizzare tranquillamente. Il Messi in questo caso lo teniamo giù e lo andiamo a usare così perché, diciamo, volevo farvi anche un modulo con questo tridente. Ok, andiamo a metterlo in partita, lì mettiamo un po' a posto, li mettiamo in automatico, ragazzi. E direi che possiamo andare. Come vedete qua c'ho due appunto attaccanti opportunisti perché potresti mettere un opportunista al posto di Baggio in caso che volete inserire di più con il contropiede veloce. Ok? Se con il contropiede veloce volete cercare il gol a tutti i costi alla fine, togliete l'attaccante rientro, mettete un opportunista destro mancino, portateli tutti e due in maniera che poi scegliete quale utilizzare. E che così provate ad andare a inserire un po' di più, diciamo, fare male alla difesa avversaria. È l'unica cosa che potete fare proprio per ultimo estremis, provare un opportunista col contropiede veloce, ragazzi, mi raccomando. E poi dopo comunque sarà molto utile per il possesso palla, in caso che lo volete non scrivete nei commenti. Tutto il resto, ragazzi, sono tutte sostituzioni per andare a, diciamo, a sostituire giocatore per giocatore. Ok, ragazzi, credo di aver spiegato tutto. Io direi di andare in game e farvela vedere. Sono qua nelle divisioni. Se vedete delle vittorie e delle perse, è che sto provando in continuazione dei moduli per voi, quindi ne vedrete delle belle. Ok, andiamo con questo modulo, andiamo a giocare. Ed eccoci qua, ragazzi, abbiamo trovato l'avversario. Vi dico la verità, ho fatto un piccolo taglio perché prima ho trovato comunque un giocatore. Ma aveva una squadra che praticamente giocava da sola, non si riusciva a giocare perché aveva solita squadra, solito modulo e tra l'altro faceva giocare la CPU da solo, tenendo sempre centrocampista e vi giuro, era ingiocabile più che altro per voi per farvi vedere i movimenti di questa squadra. Quindi ho pensato di lasciare stare quella partita, sono uscito, non mi interessa di averla lasciata vinta, ma preferivo fare un buon contenuto per farvi vedere bene i movimenti di questa squadra, quindi eccoci qua. Perché ho fatto il taglio. Ok, ragazzi, siamo qua con la squadra. Perfetto, andiamo subito a vedere la sua squadra. Ok, ha una squadra devastante, ma almeno ha un modulo non il solito messo giù tutto centrale perché va a fare creare un blocco e in automatico i suoi giocatori giocavano. Ok, perfetto. Allora, siamo qua contro questo avversario che usa Deschamps, dovrebbe avere contropiede veloce, se non sbaglio, e passaggio lungo. Ok, se non sbaglio, ha questa squadra un po' particolare, magari lui si trova bene e noi abbiamo questa che l'ho spiegata prima. Bene, ragazzi, non vediamo l'ora di vederli in campo, lo so, andiamo a vedere subito come giocano. Poi mi fate sapere sotto nei commenti se l'avete provato, quando lo proverete, mi fate sapere cosa ne pensate di questo contrattacco, ma una ripartenza da possesso palla. È un po' particolare come modulo, ragazzi. Allora. Siamo fuori casa, andiamo in linea bassa, ragazzi. Proveremo anche il contropiede veloce, chiaramente la secondaria, non vi preoccupate. Vedete che non ho cercato la punta perché non abbiamo una punta veramente che che va in profondità. Ecco, Jorginho. Ok. Quando troviamo qua si inseriscono, diciamo, tra le linee, voi provate sempre a tirare, ragazzi, in maniera che se il portiere respinge avete sempre quei tre giocatori in mezzo all'area che potrebbero creare problemi. Io qua vi consiglio due ricevitori perché non abbiamo tanti giocatori veramente forti. Ok? Vi consiglio di provare di venire qua al basso e di costruire un'azione. Tanto i movimenti li creano, ragazzi. Ok, niente, non è andata. Avete sempre l'ancoraggio con Rijkaard, è sempre lì in mezzo, ragazzi. Ragazzi, ho voluto mettere equilibrato mentre facevo l'azione.
Qua provate il tiro, qua provate, non ha tirato ragazzi, vabbè, è la solita linea, però qua provate il tiro col tra le linee da fuori, per quello che vi ho detto di metterli invertiti coi piedi, in maniera che se dopo tirate, magari non ha un super tiro tra le linee, però sicuramente il portiere fa una respinta e lì si può creare gol brutto, ma gol. Vedete, Totti si inserisce solo quando trova appunto il varco. E voi dovete stare attenti e guardare quel movimento, perché avete visto Baggio viene incontro e lui si è inserito solo al momento giusto, ragazzi. Ok? Quindi dovete creare voi il gol. Sicuramente se fate il gol con questa squadra è perché siete stati bravi voi a far girare il pallone. Questo è calcio, questo è football, è tattica, non è corri su come quello che ho trovato prima, butta su, che aveva tutti i giocatori epici che giocavano da soli. Poi ognuno gioca come vuole, per l'amor di Dio, però quello non è calcio. E non è divertimento a casa mia. Allora, questo modulo invece è bello, si costruisce bene, non correte sempre. Adesso Baggio che si è allargato. Allora, chiaramente il cross con quei giocatori qua è difficile, però volendo a volte potete anche creare questo cross. Difficile segnare con quei tipi di giocatori che abbiamo in mezzo, ovviamente, però ecco, se prendete un fallo così, che con quel modulo qua capita spesso, ragazzi, qua avete del Piero. Avete del Piero e non è male. Avete del Piero e non è affatto male a tirare le punizioni, ragazzi. Adesso lui ha spostato il portiere. Immaginavo, quei livelli qua tutti spostano il portiere. L'incontrista che va incontro, subito tra le linee. Che va a bloccare il pallone, vediamo il classico dice che si sposta, in mezzo abbiamo Del Piero, e qua la specialità che ha sbagliato Del Piero, bellissimo. Comunque non mi importa di segnare, di vincere, quanto sono scarso io, ma l'importante è vedere il movimento. Avete visto il movimento del Piero, avete visto il movimento delle tre punte. Ok. Facciamola girare, abbiamo sempre Rijkaard dietro, allarghiamo anche sui terzini se c'è bisogno. E adesso, ah, ho sbagliato. Dovevo fare il passaggio normale, non filtrante. Parte Baggio come viene a prendere la palla e adesso l'inserimento di Del Piero. Spettacolo ragazzi, mamma mia. Gliel'ho messo sul primo palo pensando di fregarlo. Magari ragazzi voi siete più bravi di me e voi segnate. O magari giocate anche più di me e magari avete le mani un po' più abituate. È stato bravo, se l'è sprecata, poteva segnare, lì ho sbagliato io. Bene, però avete visto com'è sempre bello chiuso questo bel modulo. Ok, poi lasciate stare stupidato che ho fatto io. Qua ho sbagliato io il passaggio, ho fatto io una copia. Qua mettete sempre marcatura uomo, ragazzi, fidatevi. Faccia del culo, tanto per cambiare. Va bene, va bene. So che ha cercato Baggio lì uno schema e tutto, ma era marcato, soltanto che gli è andata molto bene, dai. Doveva segnare, ragazzi. Ok, cerchiamo sempre l'azione. Provate come gira bene il nostro modulo, vedete lui com'è in difficoltà, nonostante uno alto, ragazzi, eh. Ho già visto prima gli stemmi che aveva, non è uno basso. Bene. Vedete? Questi inserimenti qua sono pericolosi, anche questi cross di pallone bassi, perché se la respinge. E lì basta avere un po' di fortuna come ha avuto lui prima e facciamo gol anche noi. Solo che vabbè, il Magic non ha mai la fortuna, deve sempre tirare. Il gioco lo sa che noi siamo
siamo bravi tatticamente, dice tu Magic devi fare gol senza la fortuna, ma questo è un altro tipo di discorso. Magic e fortuna in sto gioco non c'è mai stata, poca roba. Allora, vedete come sono belli chiusi, guardate anche Hakimi come quelle su. È abbastanza forte anche difensivamente, riesce a fare quei contrasti. È per quello che vedo di mettere dei terzini del genere. Pochissimo tempo a disposizione. Qua cambiamo terzino, fermiamoci tra le linee. E qui abbiamo Del Piero tra le linee, il collante. Vedete come gira bene. Guardate come gira bene sta squadra. Dominata, ragazzi. Dominata, non sta facendo niente. Dominata. Adesso vi faccio vedere la stessa cosa, ma andiamo in contropiede veloce. Ragazzi, io lo faccio per farvi vedere il video sull'1-1, non fatelo, a meno che non volete proprio portare a casa i punti, perché comunque difensivamente diventa più complicato. Ok? Però ragazzi, attacchiamo molto di più. Andiamo. Il nostro avversario c'ha voglia di giocare. Bene, andiamo a vedere. Allora, passiamo in difensiva. Quindi siamo in contropiede veloce. E ora vedrete che la squadra spinge molto di più. Però comunque riuscite a fare gioco di squadra, non dovete per forza buttarla avanti. Dovete sempre fare il gioco di squadra, ragazzi. Però dovete essere anche più rapidi, quindi anche la connessione ve lo deve permettere. Quello è vero. Perché, ragazzi, il gioco è tutto più veloce. Tranne la connessione, il gioco è tutto più veloce. Allora, Del Piero, bene. Totti in inserimento. Un po' di fortuna mai al Magic, giustamente. Però avete visto che subito si è inserito. Prima azione si è già inserito. Perché, chiaramente, rispetto al contrattacco, siamo molto, molto più spinti in avanti. Ecco qua sempre Baggio che era venuto incontro. Ok, ricordate di togliere linea bassa. Vedete Raika come sta più alta rispetto a prima. Togliete linea bassa. Ok, Del Piero. Io faccio sempre la solita finta, ormai l'ha capita. E qua c'è il gol. Vedete che si sbuttano più in mezzo. Cioè, fa lo stesso giro di prima, ragazzi, i giocatori. Però sono tutti più rapidi, si muovono molto di più. Ecco. Tiro sensazionale. Quando vi lascia lo spazio con Totti, ragazzi, tiro sensazionale. Ma è normale che io devo fare 18.000 tiri per segnare, ragazzi. Avete visto il contropiede veloce come funziona bene? Adesso, fino adesso non abbiamo rischiato in difesa perché abbiamo avuto sempre palla a noi. Adesso cosa facciamo? Torniamo in contrattacco, in offensivo, e rimaniamo un attacco giù, ragazzi. Basta. E chiudiamo la partita così. Vedete, linea bassa. Perché adesso abbiamo messo, siamo tornati in contrattacco. Abbiamo sistemato con il contropiede veloce, gli abbiamo cacciato due gol che lui non ci ha capito niente e non ha neanche capito cosa sia successo. E poi dopo adesso rigiochiamo come prima, però con attacco bassa. Quindi dobbiamo aspettare che arrivino i giocatori, perché sono più bassi, la squadra è più bassa, dobbiamo attendere un po' di più, no? Le pause sono importanti in questo gioco. Ne parlerò in un video sicuramente per gli abbonati, quindi se volete sapere certe cose, la tattica, certe cose importanti, ragazzi. Abbonatevi perché ne vedremo delle belle, non solo moduli. Come mi fa il Magic a muoversi così in mezzo a tre giocatori? Tenete premuto L1 e vi spostate con analogico. E fate tutti dei dribbling veramente stretti, strepitosi. Ok, R1 e cross perché fa il cross diciamo da tre quarti e poi Baggio di testa. Bello lì. Con la linea bassa, ragazzi, avete visto? Perché? Perché comunque
abbiamo sempre i terzini che possono andare a fare anche un cross dalla tre quarti. Cross dalla tre quarti, vi ho spiegato in un altro video. Tenete premuto R1 e crossate. Adesso noi siamo in contrattacco, aspettiamo, vedete? Squadra linea, non mettete due tacche, ragazzi, è troppo, un attacca solo. Difendete tranquillamente così, ecco. Tra le linee sono tutti forti difensivamente, lo sapete. Mettiamo pausa che facciamo dei cambi perché ce n'è bisogno. Partita chiusa, ragazzi. Ha fatto una partita, nonostante stiamo parlando, chiacchierando, praticamente perfetta, tranne questa stronzata che ha appena fatto e questa, però del resto quasi perfetta. Si è incantato il gioco, non va più, ve lo giuro. Ok, mamma mia, quanto ci ha messo a fare un passaggio di 2 ore! Si è rallentato il gioco di brutto. Lui ci crede dalla distanza perché non riesce a trovare lo spazio. Siamo giù con un attacco, col contrattacco, lo capisco. Ci allarghiamo. Poi potete anche fare un po' così, eh. Questa è una bastardata, ma la potete fare nel calcio, non è che. E cambiate in giro. Possesso di palla prolungato per amministrare il vantaggio. Holland. Va alla ricerca di un compagno davanti, la mette sul piano fisico e riconquista la palla. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Ok, portate a casa la partita, ragazzi. Ok. Questa è una squadra, ragazzi, che veramente gira veramente bene. Ve lo posso assicurare. Fatemi sapere poi cosa ne pensate, così riuscite a inserire. Intanto vedete Del Piero, Totti e Baggio 6, 7 e mezzo, 8, tanto per farvi capire come girano bene. Però dovete avere sempre la pazienza di vedere il movimento, di passare il movimento. Allora, vi faccio vedere così per i curiosi, questo è il giocatore che abbiamo avvisato, raggiunge la divisione 2, stile di gioco squadra, comunque gioca più di me, boh, sicuramente. Quello che invece avevo beccato prima, che mi sono ritirato, che è italiano, che giocava con questo schema qua. Ok? Prima c'aveva anche Salah, ce n'aveva altri, l'ha già cambiato. Comunque, sempre così, questa difesa giocava da sola. E non riuscivo, vi giuro, a trovare mai spazio. Al che mi sono ritirato, gli ho detto, vabbè, vincile, basta. Ok, il problema di quando troviamo quelle squadre lì che giocano da sole, lui teneva il trequartista e faceva andare la difesa in automatico. E tu non trovavi spazio. Appena c'era un minimo di perdita di pallone che intercettava, buttava sulle tre punte e poi dopo con quel tiro giro spiovente, finesse, quello che voleva, buttava in porta. Va bene, comunque gli piace lui giocare così, bene, a noi piace giocare invece così, con il modulo che vi ho appena presentato, avete visto come gira bene la squadra, poi ragazzi quando trovate quelle squadre che sono super buggate, che ragazzi, lì o spendete anche voi soldi o non arrabbiatevi, non è più forte. Non è più forte, è così, diventa dopo un pay to win, purtroppo, purtroppo. Soprattutto quando adesso, ragazzi, molti hanno abbandonato il gioco, ma non solo il football, anche FIFA, perché quando finisce il campionato, ragazzi, i giochi di calcio vengono seguiti meno, giocati meno, però tutti quelli che hanno speso tanti soldi, che si credono dei fenomeni, continuano a giocare perché dicono, voglio arrivare in primo al mondo, no? C'hanno questa fissa qua di arrivare sempre primo al mondo, e allora continuano a giocare, ma rimangono solo loro, e i pochi che veramente hanno passione come me e come voi che mi seguite, che continuiamo a giocarci, ci troviamo questi squadroni veramente incredibili. Che la squadra
Ce l'ho anche io non dico di no, perché davanti a quei tre qua fanno paura, ma sono tre giocatori che non vanno da soli, soprattutto gli attaccanti. Non gioco con uno stile di gioco che butta palla su e gioco. Io gioco di tattica come penso fate voi, vi piace voi, se no non mi seguireste su YouTube. E comunque come difensori ho quello gratuito, questo Ambrosini, basta. Non ho anche il terzino, o metto tre difensori centrali in linea che tatticamente non funzionano, ma perché vanno da soli, coprono tutto, così è anticalcio e a me non piace. Però dopo ognuno gioca come vuole. Se lui dice è come quello che gioca GTA, no? Per finire il gioco, facciamo finta, a parte GTA, che uno si diverte a fare del bordello, ma gioca GTA e mette tutti i trucchi, armi infinite, finisce il gioco, vita infinita, ho finito GTA. Finiscilo normale. Poi tu puoi farlo anche con i trucchi, però che soddisfazione c'è? La stessa cosa, ok? O finire un Mario Bros. Con vite infinite o roba del genere. Ragazzi, la stessa cosa, inizia a spendere i giocatori che in ogni punto il giocatore gioca da solo ed è il più forte di tutto il gioco e li cacciate lì, fate andare la CPU. Se calasse la CPU un po' in questo gioco, se la calassero un po', diventa un gioco un po' per meno, quello è vero, ma lì si vede veramente che è capace di giocare. E allora lì dopo è diverso. Comunque, quando trovate quei moduli, non vi preoccupate, voi cercate di fare la vostra tattica, cercate di fare il vostro modulo, il vostro gioco. Se perdete, sappiate che è solo per quel motivo lì. Soprattutto quando perdete 1-0, 2-0, insomma, lo sapete anche voi. Va bene? E niente, ragazzi, io vi chiedo un bellissimo like. Spero che vi piaccia questo inizio di settimana con questo modulo per me bomba, ve lo posso assicurare. E nella prima parte ho già spiegato tutto il modulo. Io direi che ci possiamo salutare e ci vediamo domani in un prossimo video. E mi raccomando, per tutti gli abbonati, mercoledì, perché uscirà un modulo molto particolare, molto, molto, molto bello, ve lo posso assicurare. Io, ragazzi, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.